Brunori al meeting per parlare di canzoni contro la paura, che è sia il titolo dell'incontro sia della sua canzone. Ci spiega perché? Mi pare che la paura serpeggi sempre di più. Io ho scritto quella canzone 5 anni fa, in un periodo in cui cercavo di trovare una sorta di emancipazione dalle mie paure personali e le mettevo in relazione con le paure collettive. E interrogandomi mi sono detto e mi sono chiesto anche che quasi tutte le mie canzoni sono degli interrogativi che pongo a me stesso. In quella particolare canzone cercavo di trovare una funzione, quale poteva essere la funzione della canzone, rispondendomi che probabilmente la canzone ha, anche una stupida canzone, anche una sciocca canzone, in realtà ha la funzione di ricordarci chi siamo e quindi di creare un momento di consapevolezza, di presenza, che penso sia il modo migliore alla fine per emanciparsi dalla paura, perché la paura molto spesso nasce dallo smarrimento di non ritrovarsi con se stesso. Il titolo del meeting di quest'anno è Una passione per l'uomo. Come si traduce questo nelle sue canzoni? Penso che se intendiamo la passione nell'accezione proprio della passione per l'essere umano, ciò che ci appassiona e quindi cosa ci appassiona degli esseri umani e delle loro manifestazioni, la canzone, il canto, lasciando stare poi, travalicando dal significato delle parole, che ovviamente per me è importante perché ci lavoro, però posso dire sicuramente anche alla luce di questi ultimi 2 anni e di questi ultimi mesi in cui siamo ritornati a suonare, il canto quantomeno ha ancora un valore salvifico, quindi a volte mi sembra che nei concerti, molto di più che in passato, dopo questi 2 anni di pandemia, noi ci troviamo a celebrare questa sorta di, in questo contesto, di messa laica, in cui noi facciamo, no, un rituale collettivo, che celebriamo un rituale collettivo, per cui mi sembra che niente abbia intaccato, anzi forse ha rafforzato di quello che è accaduto, niente ha intaccato la passione dell'essere umano per un certo modo di probabilmente rapportarsi a qualcosa d'altro.